E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io vorrei farvi notare l'immensità di questo nano, che sembra un gioco di parole detto così, però guardate quanto cazzo è bella, cioè vado fierissimo della mia skin ancora di più rispetto all'altra che vi ho mostrato nello scorso video. Guardate lì che cazzo di violenza, poi queste mega asce giganti, madonnina madonnetta. Comunque ci sono dei meravigliosi aggiornamenti per quanto riguarda la mia spec da Fury, ossia per i più attenti, questi due gioiellini nuovissimi. Questa lasciamo stare perché ho avuto un culo atomico, perché ho messo al volo la specializzazione quassù a Fury mentre stavo facendo il raid, non mi ricordo di quale boss, perché ho detto tanto per il protection questo boss non mi serve a un cazzo, e quindi ho messo la specializzazione Fury e mi ha cagato quest'arma. Ho eiaculato in ogni direzione quando l'ho vista. Poi vabbè, questa qui l'ho presa tramite una war quest di un'istanza al volo, e quindi adesso abbiamo un discreto equip per spaccare i culi. Di fatto siamo a 356 item level, ragazzi, 356 item level. Cominciamo ad avvicinarci a un item level più o meno decente, tanto che questa mattina, per cambiare un po' aria e non fare sempre il tank di turno e quello che si prende gli schiaffoni in bocca, vorrei fare DPS. Magari su una più 5 più 6, non pretendo troppo, Visto che questa settimana il debuff è una rottura di cazzo, perché ci sono tutti i mini, no mini boss, tutti mobetti aggiuntivi in giro, e da tank è una scassatura di cazzo, perché devi preoccuparti di mille cose, prendere un miliardo di schiaffi, rischiare di crepare ogni 2 secondi. Rotta marcia non la farò mai, mi fa cacare, un instant mi fa cacare. Quindi giuniamoci qualche party random e vediamo se ci prendono. Ok, ci sono dei party in cui c'è solo un healer, che però è un pezzo molto fondamentale, direi quasi più del tank ormai, perché a paragone ci sono molti, tanto sono cascato dentro l'acqua come un coglione, dicevo, ci sono molti più healer rispetto a tank, cosa che invece in passato non era assolutamente così, era l'opposto. L'instance è Siege of Boralus, quindi siamo anche vicini. Se ci pensate che cazzo è figata è che c'è un instance dentro la città principale, veramente una figata. Mentre il nostro party va avanti, io vi chiedo un consiglio al volo, cioè io vorrei fare, diciamo, un video opinione sull'espansione fino ad ora. È sicuramente un video abbastanza lavorato che mi richiederà un pochino di tempo, però non è un problema perché comunque i video lavorati mi piacciono farli, e ovviamente vabbè, se lavoro su quello non posso fare nient'altro, però quality over quantity sempre, perché ormai comunque è un pochino che gioco, quindi riesco a capire magari delle cose più pallose o meno. Ovviamente devo analizzare un po' la cosa, no, tecnica no, perché cioè dire che io analizzo le cose in maniera tecnica è veramente una barzelletta. È un video, dai, semi-tecnico. Queste spalline, perché se lo chiedessi, le ho prese con gli Warfront. Vi lascio qualche spezzone random del Warfront che ho fatto negli scorsi giorni, che l'ho registrato a un orario in cui non potevo parlare, o non c'avevo voglia, non mi ricordo, comunque non potevo parlare, mi ricordo. È veramente figo, ragazzi, queste spalline è spaventosamente figo, guardate lì, proprio il ritratto dell'alleanza. Guardate che cazzo è figata, primo piano. Molto belli i Warfront, mi sono piaciuti. Io ero convinto al 100% che fosse PvP, quindi contro altri player, invece no, è PvE, perché l'orda è fasulla, cioè sono dei bot praticamente. E intanto io sto passando attraverso una nave. Bene, dopo collisione degli oggetti muta. Bene, il nostro party ha preso praticamente forma, manca solo il tank, che speriamo non tardi ad arrivare, perché sennò mi incazzo. Ah, mi raccomando ragazzi, entrate nel mio gruppo Telegram, vi prego. C'è il link in descrizione, quindi voi andate lì, facete stuc, entrate dentro il gruppo Telegram, così devo scrivere qualcosina, vi comunico dei video che escono, qualche novità, qualche... Poi soprattutto quando sarò al Games Week, cioè io scriverò solo lì perché non ci sono altri mezzi di chat, comunicazione rapida che posso utilizzare, quindi nel gruppo ci sono circa un'ottantina di persone, quindi chi sarà al Games Week lo leggerà e chi non ci sarà, ahimè, non mi beccherà se non per puro caso. Ah, eh sì, porto sempre sta cazzo di canottiera, ma cioè voi non avete un abbigliamento che portate sempre dentro casa fino a che fa un tot di temperatura? Bene, il mio è questo. Proprio abbigliamento casalingo per la spontaneità dei video stessi. Eccolo il tank, è arrivato! Oh, che figata, è un nano il ferro scuro. Oddio, questa mazza, oddio. Il nostro party è pronto a fare i culi. No, ragazzi, mi sono sbagliato. Non è Siege of Boralus, è quella merda di rotta marcia. Che schifo al cazzo, guarda. Rotta marcia non la farò mai. Mi fa cacare. Un instant mi fa cacare.
un'istanza più stupida non esiste al mondo. Adesso prendo l'acqua perché sennò mi incazzo con una liena. Ah, porca. Se l'ho fatta l'altro giorno, madonna, l'ho finita per disperazione. Ci avrò messo un'ora da tanto, due coglioni. Dai, speriamo che questo party sia super cazzuto. E vabbè, dai, via, si parte. Mettiamo alla prova il nostro DPS. Ah, vi do una particolarità, cioè che io ho comunque i bonus della Zerite sugli altri pezzi che sono da tank, quindi perché non è così semplice trovare pezzi superiori a questi e metterci addirittura il bonus da Fury, visto che comunque la mia main spec è sempre comunque il tank. Ho provato per un brevissimo tempo la spec d'arms, visto che comunque ho preso quell'arma e dico dai, almeno, perché non c'avevo ancora l'altra spada, questa qui. Allora dico, dai, siccome c'ho un'arma sola, metto arms. Ho visto che comunque alcuni war arms fanno i buchi per terra. È una spec che fa sicuramente danno. Adesso io non ho chissà quale gear, eccetera, quindi non è molto veritiero. Però l'ho vista un po' più lenta e noiosa, perché se poco poco la rotation vi va male, non beccate magari la Fury giusta, no la Fury, la come cazzo si chiama, la Rage, la rabbia giusta, non fate un cazzo di danno, restate lì con l'arma, fate così, ondulate, danno sto facendo distance con un braccio, porca troia. E invece il Fury, bene o male, c'hai sempre la spell che puoi utilizzare, che sia anche il Whirlwind a singolo target, sti cazzi, non fa niente. Intanto il DPS, Ok, mi sono appena sparato io il CD su quel pool del cazzo, adesso non ce l'ho per il boss, sono il numero uno, però hanno sparato il l'eroismo tipo. Quindi noi spammiamo come non mai. E quindi l'arms, mi è mai ispirato così tanto. Perlomeno non in B2, nonostante, specialmente lì l'anno scorso mi ricordo, madonna, faceva i buchi per terra proprio, cioè erano i top, quasi top DPS per tantissimo tempo. Madonna ragazzi, questo boss l'abbiamo bruciato. L'Hunter che fa 15k DPS, ovviamente, come ogni bravo Hunter che si rispetti, deve fare i buchi per terra, anche se sei full verde nudo, tu sei un Hunter, sei primo in DPS. Qui si va di Playstone card violento. Facendo morire il tank istantaneamente. Ah no, è morto Liller, lol. Direi che pure questo non si è regolato per un cazzo con questo bull pullando mezzo mondo, Però, miracolosamente, con qualche morto random ce l'abbiamo fatta. Sapete perché mi sta sul cazzo questa instance? Perché adesso, in quest'area qua, ci sono tutti i vari pulletti, mobettini, pipipini, che fanno perdere uno sproposito di tempo, ma veramente troppo. Cioè, l'altro giorno già l'ho messo, 10 minuti, e c'avevo comunque DPS fortini, Per pulire quella merda. Allora, adesso io non so se sbaglio qualcosa io, perché che cazzo ne so, sbaglio qualcosa io, non lo so. Ma comunque se non pulisci tutta l'area e se non vengo dispellato, grazie mille, questo leader è intelligente, grazie. È rischioso, cazzo, perché se tu non pulisci l'area rischi di crepare. Comunque ragazzi, condividete i miei video, vi prego, perché siamo alla soglia dei 2000, cazzo. Dai, ci siamo, mancano nemmeno 30 persone. Su. Allora adesso, visto che siamo arrivati su quest'area, per pulire tutta questa merda, adesso faccio partire un timer e vediamo quanto ci metto. Mi dovrò ricredere, perché alla fine non ci abbiamo messo tanto. L'altra volta, mi sa che comunque non ci avevo avuto questi DPS sicuramente, perché questi hanno pullato, io parlo. Comunque non ci avevo grossissimi DPS, evidentemente non la puliamo così velocemente, però meglio così. Non dobbiamo pistare queste cagatine assolutamente, vanno a perdere un sacco di tempo a fare DPS, porco dinci, porco. Però vabbè, questo, quando fa questa spell, guarda, lo ammazzerei. Spara le sue merdine a destra e a sinistra. Ma qui conviene focussarlo e basta. Sì, dai, focus. Ciao, merda. Quanto cazzo sei odioso. E se vuoi il vermetto, stuc, col vermetto. Che puntualmente ogni persona che non lo vede pulla. Proprio è automatico, io da tank ogni tanto me li guardo da dietro così. Dico, quello sicuramente pulla. E puntualmente ci passa vicino come un coglione e se lo prende mentre io sto pullando altri mob. Sempre. Incredibile. Oh, ecco il terzo boss che fa dei funghi del cazzo, che sono sicuro che moltissimi di voi già conosceranno.
che dovete necessariamente far esplodere in qualsiasi modo. E qualsiasi modo è o partita la voce o con quest'onda d'urto che ha fatto adesso in questo istante, oppure esatto quando prende di mira a me, per esempio, vi fa questa cagata, vi mettete qui e vi scansate e stuc e vi ammazza tutti i funghini. Però noto con piacere che ce ne sono ancora un'infinità in giro. Io mi vado a prendere questo qua, va. Ok, fa lui. Perché non ci devono essere funghi, o al massimo uno, ma più massimo due, perché fanno malissimo, cioè bucano proprio l'anno. Di nuovo, cioè ce ne fa uno a fianco. Veloce. Fate slalom tra le sporette. E adesso morirà. Come lo stronzo che è. Ciao. Ragazzi, le cose basta saperle fare. E se non le sapete fare, chiedete. Cioè, ragazzi, non so come funziona questo boss. Can you explain, please? E dei baldi giovanotti pronti a togliervi dal vostro velo di ignoranza vi risponderanno come queste merde di tentacoli che dovete super evitare, cosa che il nostro Hunter non ha fatto dall'alto del suo 18% di HP. Come quello, quel vermetto lì è sempre un candidato perfetto per il pool del DPS rincoglionito, che è una classe proprio a sé, cioè anche un talento. Poi tra le specializzazioni c'è anche armi, fuori, protezione, rincoglionito, che io miracolosamente ho tolto negli anni, nonostante io lo sia, però la classe me l'hanno tolta per merito. Attenzione, l'escape. Mega escape, guarda lì. Ah, guardate un po' chi è stato bullato laggiù. Non a caso, evidentemente qualcun altro ha la specializzazione rincoglionito. Dio, sono col passaggetto. Si vola. E allora si parte, cazzo. È ovvio che la caga sotto a me, va a fare in culo. Sa che ci siamo? È stato molto easy. Con i nostri 5 minuti di scarto. GG. Prepariamoci a non droppare un cazzo. Non mi serve. Quando se droppi, droppi cose che non ti servono. E oppure non droppi. Ragazzi, visto che comunque nello scorso video, uno non mi ricordo precisamente quale, ma avete detto comunque le mitiche, vi piacciono vederle, eccetera, allora ho preferito portarvela con una classe diversa, no con una classe diversa, con una specializzazione diversa, cioè Fury, che è abbastanza carina, skin atomica. Fatemi sapere che ne pensate, sia della mitica che della skin. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre. Ciao a tutti ragazzi.